Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo effettivamente tanto tempo, ragazzi, che non carico nulla perché, come avevo scritto in un post qua su YouTube e sui social, purtroppo in questi giorni, ragazzi, ho avuto tanti e diversi impegni, principalmente familiari, che non vi sto a spiegare, che purtroppo mi hanno occupato gran parte del tempo a mia disposizione, e per cui capirete che non ho avuto il minimo tempo per mettermi a registrare alcunché. Quindi io vi chiedo scusa comunque per questa assenza. Intanto ci sono state delle novità da parte di YouTube che molto probabilmente alcuni di voi conosceranno ed altri no. Magari affronteremo questo argomento in un video apposito. Quindi ragazzi, queste novità da parte di YouTube sicuramente purtroppo non invogliano più tanto i creator a creare appunto contenuti per questa piattaforma. Ormai mi ci metto anch'io, ragazzi, ma il discorso è molto più ampio, per cui non voglio starne a parlare adesso, perché siamo qui per giocare ovviamente a Resident Evil. Noi eravamo arrivati qua, ragazzi, effettivamente ricordo praticamente quasi nulla ormai di questo gioco. So solo che avevamo trovato questa stanza di salvataggio. Io ero stata contentissima di questa cosa. E il nostro obiettivo attuale è quello, ragazzi, di appunto trovare componenti per il quadro elettrico, che, perché ci ricordiamo, ragazzi, che ci serve una sorta di pass per aprire la porta del garage, che c'ha un tipo che purtroppo è morto in cella. Per cui io sto ancora pensando allo scontro che mi avete detto che molto probabilmente mi attenderà a breve, e quindi non è che di questo non me ne sono sicuramente scordata, ragazzi, perché non è che io sia poi così entusiasta di tornare su questo gioco, però poco importa. Volevo un attimino vedere che cosa abbiamo qua. Appunto, abbiamo questo dispositivo elettrico, ma dobbiamo trovare altri. Abbiamo anche questa, è la chiave dell'auto, se non sbaglio. Voi mi avevate suggerito che l'auto in questione si trovava effettivamente nel garage in cui io ero, e come una grandissima deficiente non sono stata capace di trovare. Per cui vabbè, per adesso, ragazzi, io direi di lasciare le cose così come stanno e di avventurarci, che Dio me la mandi buona, ragazzi. Allora, noi eravamo ritornati in questa sorta di ala della centrale di polizia, effettivamente, solo che qua ci sono diverse stanze che non ho ancora controllato, e c'è una scala antincendio qui, solo che effettivamente non ho la minima idea di dove devo andare, e questa cosa mi... porca tro... Ok, con calma. Porca troia. Vabbè, mo ragazzi, scusate, mi è proprio scappato, perché cioè non ero ancora psicologicamente pronta a tutto questo. Accidenti. Ma che... Non lo ero. No vabbè, però così non ci siamo. Quanto vorrei che gli esplodesse la testa una volta ogni tanto a cipicchia. Allora, dove sono? Ah, ok, qua c'è... sì, una... Ehi, amico caro, cosa c'è qua? Non so, lo prendo. Qua ci serve... ah, ma allora serve qua il fusibile, scusate un attimo. Aspettate, torno a prenderlo, ma... cioè, aprire questa porta a questo punto cosa mi serve? Non so cosa pensare io a questo punto, cosa diavolo devo pensare? Cosa diavolo devo pensare? Non lo so. Oddio, ragazzi, quanto è brutto ritornare a giocare dopo troppo tempo. Bruttissima sta cosa. Io non so se adesso, usando questo qua, non lo posso riprendere, ovviamente. Qua c'è il mondo che ci sta aspettando. E... ok, tu stai lì. Tu pure stai lì un attimo. Vabbè. Ecco, scusa amico, ma te la sei proprio cercata. Allora, qua ragazzi siamo tornati nella stazione di polizia. Minchia, che cavolo di botto. Siamo nella stazione di polizia, ragazzi. Ma che diavolo. In queste altre camere non ci posso entrare da qui. Poi che qua ci sono camere pure non completate, però qua non posso usare nessuna chiave. Non so che pensare, ragazzi. Sinceramente non lo so. Allora, se provassi a salire di qua,
Solo che qua da dove eravamo arrivati, vi ricordate ragazzi che eravamo usciti di qua? Io me lo ricordo e come. Qua serve una manovella, aspettate. Così possiamo andare di qua. Vabbè che qua ragazzi è tutto assolutamente incompleto. Accidenti, dovrei andare a prendere la manovella. Oddio, questo era dove cazzarola è uscito. Prendiamo sta maledetta manovella. Sì, va. Ragazzi, mi sto irritando non poco perché no, a questo punto delle cose non so dove andare, non so cosa fare. Vabbè, allora. Allora, dov'è che mi serviva la manovella? No, devo andare su. Intanto so che magari andare di qua non... probabilmente non ci aiuterà a proseguire effettivamente, ma intanto almeno possiamo andare a visitare, ragazzi, nuove camere. E questa cosa penso sia molto importante. Ok, svoltatori qua, spero non mi attenda nessuna sorpresina. Wow, eccola qua. Voilà, voilà, voilà. Perfetto. Alziamo questa meravigliosa saracinesca. Che cosa mi attenderà mai da questa parte? Yuhu. C'è qualcuno là. Allora, di qua si può andare su, tra l'altro, ragazzi. Adesso che ci sto facendo caso. Quindi qui è tutto ciò molto interessante. Tac. Mr. Raccoon. Raccoon. Allora, che stanza è questa? Allora, il commissariato, cazzarola. Niente, esplorare nuove stanze è un paio di palle, non ce l'abbiamo la chiave. E per entrare di qua, si entra soltanto dall'ufficio di qua. Per cui l'unica cosa che ci rimane da fare è andare o sotto o sopra. Però, visto che il nostro obiettivo, se non sbaglio, era la torre dell'orologio, di regola dovremmo andare di sopra. Ma io sto ovviamente andando di sotto. Ciao, amico! Cosa c'è qui? Qua si va alla stanza degli interrogatori e alla stanza osservazione, sempre che si possano aprire. Ovviamente no, ragazzi, vedete, anche questa ha bisogno della chiave a cuore, l'unica che non abbiamo. Accidenti. E qua la chiave... oddio, qualcuno è riuscito ad entrare. Al diavolo, va al diavolo. Sta chiave qua non ce l'avevo, vero? Mi sembra di no. Io c'avevo una chiave che era azzurra, se non sbaglio. Mo' m'è rotto, eh. Io, se non sbaglio, avevo una chiave azzurra. Per cui... niente, non ho potuto osservare, insomma, entrare in nessuna delle stanze che avevo lasciato. Va bene, non ci resta che provare ad andare di sopra, allora. Che gran novità. Spero che di sopra almeno ci sia qualcosa da fare, da trovare. Da prendere. Non lo so. Ragazzi, mi regalate qualche nuova emozione? Per favore. Granata stordente. Aspettate, non mi voglio riempire troppo l'inventario perché mi sono rimasti soltanto due slot. Wow, questi li prendo sicuramente. Millimetri, yes. Devo prenderli per forza. Sono rimasto un po' a secco. Oh, allora, di qua si può entrare. Dove sono? Magazzino alla est. Qua c'è l'atrio principale. Eccola qua, ragazzi. La torre dell'orologio. Bisogna passare da qua, dal lato principale. La cosa sinceramente non è che mi esprime molta fiducia. Di qua c'è il terrazzo. Ragazzi, piove, Leo, lo so. Sta piovendo. Cosa c'è qua, oltre a questa pianta blu? Sembrerebbe essere nulla. E di qua si può anche scendere. Minchia, ragazzi, ma quanto è figo tutto sto posto. Accipicchia, è gigante. Non mi ci ritroverò mai, mai più nella mia vita mi ci ritroverò. Allora, direi che siccome abbiamo visto, ragazzi, dove sta il nostro obiettivo attuale, sarebbe a dire la torre dello... Gesù! È chiusa! Perché è chiusa? Perché è chiusa? Perché è chiusa? Perché è chiusa? Oh, non mi voglio ritrovare in spazi così stretti con questi. Oh, prendi. Oh, ragazzi, perché è chiusa? Perché è chiusa? No, non me lo dire! Dovevo passare di là, accidenti! Ragazzi, ma questa è sfiga però, eh. Cioè, dovremmo andare da quest'altra parte e vedere se si può accedere di qua, da quest'altra porta. Ma a questo punto il dubbio mi viene. Perché la fortuna non mi assiste, non mi assiste mai. Che palle, ragazzi, però, che palle. Cioè, finalmente avevo trovato il mio obiettivo e voi mi impedite di...
di perseguirlo, cioè siete dei maledetti bastardi. Allora, di qua però posso entrare, aspettate. Mi è sfuggita una porta, mi sa. Oh, come sei bello. Oh, porca vacca! Vaffanculo! Aiuto! Va a cagare, va, minchia, che palle! Ecco, mi ha ferito. Posso farcela. Minchia, ti uccido, Ti ammazzo! Sì, ahi, un paio di palle, un'altra porta a cuore, ragazzi. Cioè, questa chiave mi sta facendo venire il nervoso in una maniera allucinante. Sta giù. Che diamine. Ok, allora, sono ferito, va bene, sono ferito. Buone notizie, buone notizie. Ragazzi, ho l'impressione che in questa puntata non combinerò un'assoluta cippa. Cioè, adesso dovrei fare tutto il giro e andare alla biblioteca per andare su. Cioè, che palle. Lasciatemelo dire, che palle, ragazzi, Io direi di usare una piandina, dai, visto che ci siamo. Lo so che mi avete detto di non sprecarle, però. Allora, devo passare dalla sala d'attesa, se non sbaglio. Sì, io avevo questa chiave qua. Ok, andare di qua. Entrare nell'atrio principale e andare verso la biblioteca, sperando che poi ci sia un modo per accedere da lì. Ehi, pure qua state dando una festa, non vi risparmiate mai nulla, accidenti. Ecco qua. Oh, ma è un incubo! Sta giù. Allora, sono nella parte di sopra. Ok. Devo passare da quella porta di là, ragazzi. Speriamo in bene, accidenti. Speriamo in bene. Per la miseria, incrociamo le dita. No, non mi fa passare. Non mi fa andare. Hello darkness, my old friend. E di qua non posso passare perché è tutto rotto. Ragazzi, ma no, ma non mi dite che questa non è sfiga. Come passo da qui? Devo vedere se magari aggiustando meglio sti cavoli di scaffali posso crearmi un passaggio. Io non vedo altra soluzione alle mie disgrazie. Che cavolo! Possibile che nessuno di questi gli scoppia mai la testa? Che palle! Allora, sto crick mi deve servire a qualcosa. Questo posso spostarlo? Devo vedere di creare un passaggio uniforme, diciamo così. E vabbè! Mori la conce tu madre! Allora, sto cavolo di crick a che cavolo mi serve? Scusate. Questo non lo posso spostare, ragazzi. Mi serve una leva! Mi serve una leva anche qua! Con la manovella abbiamo finito. Non posso spostare niente, va bene, niente! Non posso spostare niente perché qua mi serve un accidenti, un qualcosa. Ah, ma perché oggi la fortuna non m'assiste? Perché? Perché? A few moments later. Allora, ragazzi, io dico se mi hanno fatto rientrare da lì, evidentemente è lì che devo trovare qualcosa di utile. Per cui io direi di tornare di qua perché tanto di là per adesso non possiamo fare assolutamente niente senza una leva del crick. Per cui andiamo di qua, risaliamo le scale. Che bello vederti! Ciao, ti fai una passeggiata pure tu? Risaliamo le scale e vediamo se mi è sfuggito qui qualcosa. Probabilmente mi è sfuggito qualcosa, ragazzi. Allora, secondo me qua, per andare di fretta, mi sono fatta scappare qualcosa. Per cui, te, mi fai il favore di andare giù? Ragazzi, io continuo a non capire come fanno ad essere così resistenti. Eccolo qua, vedete? Questo che cos'è? Ingranaggio grande. Inserisci. Ah, servono due slot. Cazzarola miseria. Se mo trovo qualche altra cosa. Vabbè che tanto sta manovella la posso togliere. Per cui la scarto. Tanto non mi serve. Caspiterina, ragazzi. Vabbè, questi posso toglierli, penso, ricaricando l'arma. Ecco, fatto. Mi sono liberata altri due slot. Almeno questo. Sta cazzarola di chiave, se sapevo non me la tenevo. Vabbè. Ingranaggio grande. Sembra appartenere a qualche macchinario. Chissà che diavolo serve. Effettivamente, vedete che c'avevo ragione. Mi era sfuggito qualcosa, ovviamente. Però qua non possiamo andare più da nessun'altra parte. Per cui probabilmente devo tornare sul terrazzo. Che lì, tra l'altro, c'era una scala da cui poter scendere, se non sbaglio. Per cui, ragazzi, mi sa che ci tocca scendere qua. E
Leo, preparati psicologicamente. Eccolo là, eccolo là. E te pareva, e te pareva. Ma non posso più tornare su. Che palle però, Che palle. Che palle, come torno su adesso? Cos'è questa? Che cavolo? E che minchia? Ma che cavolo? Oh! E interagisci! Hop. Oh! Acqua. Ok, acqua. Sì. Va bene, ok. Diamo uno sguardo qua intorno. Che dite? Che forse è il caso, però... Se qua... Ah, ecco. Qua c'è solo le fiamme, suppongo proprio di non poter passare. Aspettate un attimo, ragazzi. Qua c'è qualcosa che mi sfugge. Anche qua. Tanto per cambiare, che grossa novità, no? Minchia, qua si può andare ancora più su, più giù, ragazzi. Leva flusso dell'acqua. Beh, a qualcosa serve. Ah, vedete che... Ah, è scesa da sto tubo prima. Magari può scendere da quel tubo e spegnere le fiamme. Però come faccio? Come faccio a cambiare il flusso? Io so solo che per adesso probabilmente... Ecco qua. Oh. Va bene, dai, sì, tanto se ricarico mi libera di nuovo lo slot. Allora, qua non possiamo fare niente per adesso, perché tanto cambiare il flusso mi sa che è un po' impossibile. Per cui non ci rimane che scendere. Cos'è sto rumore? Cos'è questo rumore? Oh! Oh, ragazzi, non mi fate... Non mi fate... Non mi fate paura, però, vabbè. Che palle. Allora, qua c'è una leva con cui di sicuro si può interagire, infatti. Ma dove siamo? Ah, qua c'è la stanza delle caldaie. Finalmente un'altra stanza da visitare. Tanto che cosa c'è qua? Polvere da sparo. Per adesso aspettate un secondo. Mamma mia. Ci siamo. Oh, che meraviglia. Una stanza per salvare. Someone lose a key. Qualcuno ha perso una chiave. Che chiave è? Eccola qua, la chiave di Fiori. Ma che bello, ragazzi. Che bello. Quando si trovano queste stanze è così tutto maledettamente meraviglioso. Allora, direi di lasciare questa un attimo da parte. E questa un attimo da parte. Questi mi potrebbero servire, credo. Ok, componente elettrico. Per adesso lasciamolo da parte. E mi può servire qualche altra cosa. Fatemi vedere. Magari, ragazzi, mi creerei qualche colpo. Non lo so. Che dite? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Vabbè, allora, un attimo, rimettiamo le cose in ordine. Ok, sti ingranaggio grande. Magari pure lo lasciamo da parte per adesso, ragazzi, perché non credo che adesso perlomeno mi serva. Almeno mi auguro. Abbiamo trovato la chiave di Fiori, che effettivamente dovrei vedere dove ci serviva. Qua, per entrare nell'archivio. Qua c'è la porta di quadri, ragazzi, per entrare nella lavanderia. Cioè, adesso effettivamente potremmo avere un po' più di accesso qua in giro. Vabbè, allora, salviamo. Ecco fatto, perfetto. Allora, non so sinceramente come comportarmi riguardo tutto questo, ragazzi, attualmente. Perché sono un po' disorientata, vi dirò proprio la sincera verità. Io non so se fabbricarmi qualche colpo per qualcosa. Magari sì, dai, usiamo per fabbricare... Ma sì, dai, colpi per fucile, che ne abbiamo un po' di meno. Ecco fatto. Ok, va bene. Per cui vi ripeto, ragazzi, sono effettivamente un pelino disorientata, perché non mi ritrovo. Cioè, oggi non mi è stato concesso di entrare da nessuna parte e soltanto adesso sto trovando qualcosa. Per cui vabbè, allora, qua fuori c'era questa leva che non ho la minima idea di cosa faccia. Ah, sti tubi non è che portano di sopra, no? Ah, magari sì, magari è la soluzione ai nostri problemi con l'incendio. Che gran scoperta, signori. Sì, i tubi portano di qua. Adesso sì, Adesso sì. Eccolo là. E vai!
Fantastico, problema risolto, adesso possiamo passare da dentro. Va bene, non ci resta allora che passare di qua, finalmente. Ricarica un attimo perché non si può mai sapere perché mi ha salvato la partita. Cristo santo! Ah! Porca troia, che cazzo! Ah! È questo? È lui quello che mi dicevate? Oh, temo proprio di sì. Oh, temo proprio di sì. Temo proprio di sì. Temo proprio di sì. Temo proprio di sì. Dove vado? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Ok, ragazzi, questo è un gran bel problema perché io non ho la minima idea di dove andare, cosa fare. E suppongo che adesso questo caro amico, eccolo là, mi seguirà. Ok, no, non ce la posso fare. No, non ce la posso fare. Tra l'altro, c'ho le chiavi, c'ho qualche chiave. La cosa che mi sta facendo arrabbiare, ragazzi, è che da dove mi trovavo, magari, e scendendo le scale lì di fronte all'ufficio del commissario, avrei potuto andare a vedere la stanza di osservazione. Non so perché non ci sono entrata, perché qua comunque ci sono passata, visto che c'è un cuore. Perché non ci sono entrata? Bella domanda. Fatto sta che adesso il nostro amico è giusto da lì che sta scendendo, per cui io devo provare a rifare il giro, perché vorrei andare prima lì. Vorrei andare lì visto che ci sono vicina. Effettivamente. Oddio no, ragazzi, sta cosa. Ah! Oh, ragazzi, no, sta cosa non la posso fare. Non ce la posso fare. Non ce la posso assolutamente fare. No, no. È chiedere troppo. È lì. Starà facendo il giro? Non ce la posso fa. Ah! Non ce la posso fa. Oddio. Oddio. Correre. Dove devo andare, cazzarola? Minchia, ragazzi, io, il mio senso dell'orientamento fa veramente cagare. Accidenti. Minchia, io me l'ho appena curata. Tu sia maledetto. Ma fatemi capire questo coso. Adesso mi deve seguire tipo in eterno. Cioè, mi deve seguire tipo in eterno. Ok, devo andare. Aspettate, come accedo a ste scale? Ok, devo andare dritto di qua. Benissimo. Non posso affrontare tutto questo. Oh no, no, non ce la posso fare. Ok, dritto di qua. Giriamo e prendiamo le scale. Devo uscire. Minchia, amico, no, non mi sbarra la strada, che qua già ci sta il pezzo di merda lì che mi sta inseguì. Allora, ragazzi, cioè, se questo coso mi insegue sempre, cioè, sarà una... Ah, ma qua è chiuso, ecco perché non ci sono andata. Ah, ma non è qua che devo entrare, quanto sono idiota. Devo fare il giro, ok. Perché non ci sono entrata di qua? Mi sembra molto strano. Possibile che... Ah, perché serviva la chiave. Ok, fantastico. Meno male che ce l'abbiamo, ragazzi. Che culo immane. Che culo immane. Che cos'hai lì? A parte la tua posa plastica, è incredibile. Lasciatelo dire. Ok, qua c'è un po' di roba, ragazzi. Rapporto di confisca. Sarà attesa 2F. Un uomo sospetto è stato trovato, bla bla bla. Avvicinato a un agente, ha tentato a... È stato confiscato un biglietto. C'è un pezzo di carta e una busta di plastica. 6, 2, 11. 6 a sinistra, 2... Gli faccio la foto, ragazzi, anche se... Cioè, servirà per qualche... Non lo so. Va bene, 6 a sinistra, 2 a destra, 11 a sinistra. Vabbè, io la foto gliel'ho fatta, Qua cosa abbiamo? Ok, qua possiamo scavalcare. Aspettate un secondo. Oh mio Dio. E questo? Oh mio Dio. E questo cosa? Ok, c'è qualcosa all'interno, questo è poco ma sicuro. C'è qualcosa all'interno, aspettate, ma... Ah, qua manca una gemma rossa, noi non l'avevamo raccolta? Che grandi novità, ragazzi, che grandi novità. Ok, allora, la stanza è completa. E va bene, però... La mia... Sta arrivando! Sta arrivando! Oh! Oddio, raga. No, non ce la posso fare io a fare tutto questo. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. È lì! Ah!
Aiuto! Ah! La conce tua madre! Minchia! Ma cosa cazzo non la vuoi da me? Accidenti. Allora, dov'è che dovevo andare, ragazzi? Dov'è che dovevo andare? No, parliamone. All'archivio, all'archivio. Devo tornare di sotto. Una roba del genere. Minchia, ragazzi, che botta che mi ha dato. Ok, devo scendere da qua, sì, dalle scale antincendio. Benissimo. Minchia, ma questo qua sa perfettamente sempre dove sto, ma non è giusto. Non è giusto, ma perché ce l'ha con me? Perché mi vuole accoppare? Uffa, che male ti ho fatto. Io sono solo un povero sopravvissuto che cerca... vabbè. Minchia, quanto mi sta sulle palle questa. Ok, allora. Dobbiamo tornare verso il lato principale, ragazzi. E vabbè, la mia mira, ragazzi, come sempre mi precede. Lasciamo perdere, corri, Lio, per carità, guarda, per carità di Dio, veramente. Non c'ho più tempo da perdere. Oddio, no, non è di qua che devo andare. No, raga, io non ce la faccio, ve lo giuro, non ce la faccio, non ce la faccio. Ok, eccoci qua. Atrio principale. Io direi, fatemi vedere, qua c'è qualche porta di quadri a disposizione, ma sembra di no, però... Allora, direi che è il caso di curarsi un minimo e di... Visto che ce l'abbiamo, ragazzi, interagire con questo. E ci serviva qualche altra cosa. Dovrò usarla, quella chiave della macchina, prima o poi. Vediamo un po' che succede. Eccolo là. Woo! Si è aperto! Distintivo. Che diavolo ci dovrei fare? Oh, è questo? Oh! Ah! Chiave... Oh, una chiave... Oh, una chiavetta USB, ragazzi! Spettacolo! Non c'era un posto dove si poteva collegare tutto? Una roba del genere? Chissà dove diavolo è. Ah! Vattela a pesca, sì! Era qua? No. Era l'ufficio? Sì, 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 era qua. Che di sopra, tra l'altro, c'è pure la lavanderia. Direi di salvare, perché non si sa mai, ragazzi. Ma io adesso voglio andare assolutamente ad aprire la stanza dell'archivio. Cioè, non posso non andare. Dobbiamo andare di qua. Ecco, addentrarci dove si sentono questi mugugni assolutamente raccapriccianti. Scusate, ragazzi. Ah! No! Ah! No, pure questo no! Ah! Pure questo no! Aiuto! La concia tua hermana! Va a cagare, va, minchia, ci mancava. Accidenti. Come se non bastasse. Stai lì, stai lì. Oh, merda. Che palle. Già c'è qualcosa che mi insegue. Lasciatemi in pace. Minchia. Oh. Ok, archivio. Cos'è? Polvere da sparo, vabbè, la prendo. Anche perché probabilmente... Oddio! 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 È qui! Cos'è? Cos'è? Oh! La leva del crick! La leva del crick! L'ho trovata! L'ho trovata! È la leva del crick! Aiuto! No, di qua non si passa. Oddio, raga! Oddio, raga! Mi ammazzerà! Mi ammazzerà! Ah! Ah! Ok, non è lui. Si può sentire se passa! Sentite se passa! Aiuto! Ah! Si sta avvicinando! Si sta avvicinando! Ok, nell'archivio ho finito. È qua! È qua, lo so! È qua, lo so! Aiuto! No, ragazzi, io non ce la posso fare! Non ce la posso fare! Stavo pensando di provare ad andare di sopra, ragazzi, per... la chiave USB, ma di sopra non ci sono posti per salvare. Per cui mi sa che mi toccherà scappare di nuovo di qua. Aiuto, aiuto, aiuto. È qui? Aiuto. Oddio, no, no, no. Non posso farcela io così, ragazzi. No, no. Ok, allora, incredibile, ma vero, ragazzi, ho trovato la leva del crick. La chiave di ferro non si può più usare. Fantastico. Ma è qua? È qua? Mi segue pure qua, no, eh? Oddio, che incubo. Dov'è? Perché mi segue? Perché mi segue? Perché? Ok, allora.
potrebbe essere un grosso problema questo, ragazzi. Un grosso problema. Ci ricordiamo, ragazzi, che qua negli armadietti ci mancava ancora un bottone, vero? Che chissà che diavolo di fine ha fatto. Allora, ragazzi, io direi che per oggi questo episodio è durato anche abbastanza. Però sono successe cose e non sono successe. Direi di lasciare per la prossima volta la visita della lavanderia, sempre se dovessi riuscire ad arrivarci. E poi finalmente, ragazzi, potremo usare la leva del Crick. Ma è un grosso problema se ci insegue il nostro amico, eh. Come faccio ad avere il tempo di spostare tutti quegli affari se il nostro amico ci insegue? Per favore, ragazzi, datemi dei suggerimenti al riguardo, perché mi vedete, io sono totalmente persa. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un bacione a tutti, ragazzi, la giocherina. Ciao! Aiuto. Aiuto, aiuto. Aiuto. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!